qui per compiere questo piccolo grande miracolo, perché il tuo deve essere un ricordo fisso nella nostra mente e nel nostro cuore. Per questo, caro Giovanni, questo spettacolo è per te e per tutti quei ragazzi che come te sono volati via troppo presto a causa di altri. Ti dedico questo spettacolo spensierato per strapparti un sorriso da lassù. Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi. Dai, coloriamo questa città con le mani, con le mani. Tra che ti piacerà. Serata musicale a Villa Macrina, con protagonisti tanti giovani cantanti e musicisti, organizzata in omaggio di Giovanni Guarino, lo sfortunato ragazzo ucciso in un parco divertimenti. Lascia che io sia il tuo brivido più grande. Non andare via, accorciamo le distanze. Nell'ambito della rassegna Estate in Villa, il concerto ha visto esibirsi giovani promesse della musica, nonché tanti amici di Giovanni, tra questi Giorgio Cropano, organizzatore della serata. È bello proprio tenere vivo il ricordo di una persona che veramente era molto conosciuta a Torre del Greco, che era tra virgolette un idolo letteralmente. Aveva tantissimi amici, si usciva, si faceva tantissime cose. Ovviamente Giovanni era un giovane comunque, come tutti quanti noi. Abbiamo 18 anni, abbiamo giovani per quella serata delle Young Festival che avevano comunque dai 16 ai 25 anni. Abbiamo deciso di dedicargli la serata perché, appunto, essendo dei giovani, come proprio dice il nostro slogan, la musica e la vita sono dei giovani. E lui, che era giovane, poteva organizzare anche lui benissimamente una cosa del genere. E proprio questo è l'obiettivo della serata, perché i giovani sono il futuro della nostra città, del mondo alla fine, parliamoci chiaramente. Sul palco anche la giovanissima cantante torrese Carmen Beducci. Ho provato tantissime emozioni indescrivibili questa sera. Il concerto è stato dedicato a Giovanni Guarino e noi in realtà ci sentiamo molto vicini sia a lui che soprattutto alla sua famiglia, che sicuramente non ha vissuto un bel momento. Sono felice di aver potuto partecipare a questo concerto, a questo evento che è stato organizzato da Giorgio Cropano. Infatti lui è molto vicino ai giovani e ha invitato questa sera tantissime persone mie coetanee. E, qualcuno cantava, qualcuno ha recitato, ci sono state anche delle band e dei musicisti. E quindi io comunque sono super contenta di far parte di questo gruppo artistico. 1, 2, 3, come fa? Mi è picciato l'or e poi te ne vai a ma fatta amor. Battone mi vai me mannata amor. Son caduta e lo vi e una croce d'or. Se tu non ci stai più, se tu non ci stai più. Ti amo tanto e poi mi guardo indietro con uno sguardo un po' di...
Commossa e soddisfatta anche Valentina Montanaro, l'organizzatrice di Vesuvio in Danza, nel cui programma rientra il concerto in onore di Giovanni Guarino. Sono molto emozionata per questo quinto appuntamento di Vesuvio in Danza, la rassegna organizzata dalla mia scuola, Scuola Danza in Compagnia e Michelina San Marco. Questa è una serata speciale perché appunto è una serata commemorativa per Giovanni Guarino. Questi ragazzi così giovani stanno rendendo il giusto onore a questo momento così importante e noi siamo fieri di aver accolto una serata del genere nell'ambito della nostra rassegna. A fine serata anche una dedica canora di Luciano Desiré, cugino di Giovanni. Grazie.